avanti, ginocchio destro poggiato per terra. Allora fa cassare. Retromessura del bacino, piede un pochino più avanti il sinistro, mi inclino piano piano in avanti, mantenendo sempre qui un po' in tensione, in modo tale che tengo il bacino in retroversione e vado ad allungare meglio lo psoas. Respirate, rilassate l'addome per quello che è possibile, ovviamente. Ritorno indietro e adesso facciamo una posizione simile, ma non si va ad allungare lo psoas perché lo disattiviamo, cioè praticamente lo accorciamo. Quindi, se lo vedete fare, sapete già che non state allungando lo psoas. Allora, piede destro avanti come prima, non cambia nulla. L'unica cosa è che ci buttiamo in avanti e poggiamo le mani a terra. Ok? Sentiamo tirare più la zona del laterale magari del gluteo, ma molto laterale, il davanti un po' della coscia, e mettiamo la mano affiancata ai piedi e rimaniamo in questa posizione. Sentirete tirare anche la parte dietro della coscia che sta davanti. Ok? Questo viene utilizzato pure, mi pare, nella propedeutica per imparare a fare la spaccata. Ok? Io spaccate non ne so fare, anzi, se la facessi sarebbe un casino, quindi non mi ci azzardo, almeno per ora, poi se qualcuno un giorno me la... Oh, c'è pure Giusy, ciao Giusy! Cerchiamo di spingere un po' la gamba indietro, se vogliamo aumentare un po' la tensione. Guardate, volendo potete anche mettere questa mano con la vicino al piede dall'altra parte, quindi la infilo sotto il polpaccio e mi afferro le dita. E poi volendo posso poggiare il gomito. Con la mano mi risollevo, slaccio la mano destra, recupero la gamba destra, vado a sinistra, quindi posizione del cavaliere, ok? Il ginocchio destro lo faccio scivolare indietro, poggio le mani all'altezza del piede sinistro e rimango.
come vedete, è un lavoro completamente diverso da quello dello psoas, ok? Cioè, lavorano, si allungano altri muscoli, nello specifico, non che magari in quella posizione non si allunghino, però sentite maggiormente appunto lo psoas. In questo caso lo potete focalizzarvi meglio su altri. Chi vuole è ovviamente molto mobile, può già mettere la mano dietro il polpaccio ed entrate con la spalla. Io qui ci devo andare un po' più lento. Adesso provo a scendere col gomito. Ce l'ho fatta. Ricordate sempre di respirare, ragazzi. Torno su, slaccio la mano sinistra che era dietro la mano, il piede sinistro, mi metto in piedi, recupero. Adesso, per rimanere coerenti col lavoro che abbiamo fatto, che si è sentito maggiormente nella parte posteriore della coscia di quella che stava avanti, o comunque dentro l'anca, andiamo a lavorare sul gluteo. Quindi portiamo il ginocchio sinistro avanti, anzi, il ginocchio destro avanti, portiamo un po' il piede verso l'interno e ci stendiamo con la gamba sinistra tutta indietro e poggiamo i gomiti per terra. Le anche, il bacino, questo deve essere così e non storto, ok? Parallelo al terreno, dicono squadrato, io dico parallelo, mi piace di più. Semplicemente aspettiamo. Voi respirate. Anche un po' dietro al ginocchio potete sentire tra la coscia e il polpaccio della tensione. È normale. Ok. Tenete le spalle rilassate, mi raccomando, non tenete rigide. Non state trasportando uno zaino, quindi mollate. Pensate pure al coccige, fatelo respirare come? Mollate la muscolatura dell'ano, fateci attenzione. Quando inspirate immaginate che volete riempirvi il sedere e quando espirate lo volete sgonfiare. Altri 20 secondi. Coach, purtroppo ho un aperitivo. Devo andare comunque, lezione top, sto meglio di una
Meglio di una canna. Buon aperitivo, Dario. Ok. Sollevo le spalle. Però vorrei sapere dove sta l'aperitivo, visto che non si può uscire. Cambio gamba. Sinistro avanti, intraruoto e vado a fare dall'altra parte. Ah, c'è pure Mick. Poggio i gomiti. Però mi ha fatto piacere che me l'ha detto. Bravo. Stessa cosa, bacino anche parallelo al terreno, gomiti poggiati in avanti, respirate, sentite che via via il gluteo un po' molla, poi ne faremo un altro per il gluteo, così, visto che ieri abbiamo fatto la lezione sui glutei, gli diamo un'attenzione maggiore oggi. Usate bene il vostro respiro, sentirete proprio che il corpo si muove quando respirate. Sono dei piccoli micro movimenti. Ripoggio le mani, recupero la gamba dietro e deruoto quella davanti. Vi mettete a sedere in posizione del samurai o giapponese, ok? Sui talloni, riattivo un po' di musica, sennò mi sento troppo solo. Visto che ci siamo, mettiamo le mani indietro, ben poggiati i palmi, mi raccomando, schiena eretta, così allunghiamo un po' il quadricipite in una sua fase. Ricordate che tra circa 5-6 minuti devo riattivare la diretta perché sarà passata la prima ora, quindi non scappate, collegatevi subito. Ok, così non perdiamo tempo. Ovviamente chi è molto mobile può poggiare i gomiti, ok? Io non ve lo faccio vedere perché evitiamo che finisca in ospedale. Una volta lo facevo, ora sono più vecchietto, quindi mi mantengo. Ok, piano piano avanzo con i palmi e mi rimetto a sedere. Adesso ci sdraiamo. E allunghiamo ancora i glutei come?
Allora, piegate le ginocchia. Immaginate che dobbiamo fare gli addominali con le ginocchia piegate. La gamba destra, questa, l'appoggio sul ginocchio sinistro, quello che non vedete, diciamo. Solleviamo il piede sinistro, così il ginocchio destro viene verso il petto insieme anche alla coscia sinistra. Afferriamo il piede e il ginocchio e li tiriamo il più possibile, senza troppo irrigidirci, verso di noi. Ok? Chi è abbastanza mobile o può prendere magari il ginocchio sinistro anche. Ok? Come preferite. L'importante è sentire tirare la parte destra. Spalle poggiate il più possibile, la testa, mi raccomando, non deve andare all'indietro, ma deve essere comunque rivolta con gli occhi verso il tetto. Rilassate i muscoli pellvici, i muscoli dell'addome, i muscoli genitali, o comunque la zona genitale quando respirate. Ripoggio il piede sinistro per terra. Ora rimetto il destro anche a cavallo, il piede sinistro sul ginocchio destro, ora lo vedete meglio. Sollevo il piede destro, così il ginocchio sinistro viene verso di voi. E come prima, manteniamo. Ovviamente tirate verso di voi in modo tale da aumentare l'allungamento. Continuate, io riattivo la diretta tra pochi secondi, che si sta per staccare. E sciogliete la posizione e pronti col telefono. Anche voi sciogliete la posizione adesso. Oggi sono lenti. Oh, eccola. Ok,
Allora, io per sicurezza cambio anche il cellulare così non mi devo alzare. Bene, Luca, vieni. Tanto questo trompo si stacca.